E questo è un programmino televisivo piccolo, I sogni nel bunker si chiama, I sogni nel bunker, perché io mi sono fatto murare vivo in questo bunker che si trova sotto l'autostrada Firenze-Bologna, all'altezza di un cronco bilaccio, e sopra c'ho l'autogrill, la gente dalla toilette dell'autogrill mi imbuca giù i propri messaggi parlandomi dei loro sogni nel cassetto, e io li faccio trovare le risposte dall'altra parte dell'autostrada quando fanno ritorno. Ma ora passiamo subito alla prima letterina. Eccomi qua, è appena arrivata da su dall'autogrill questa lettera scritta dalla signora Luigia Frati Saltapini, di Rocca Salsetta, in provincia di Teramo. Ovviamente il problema della signora sono i sogni nel cassetto, ma fatto sta che lei ha riempito i comodini, il comò, l'armadio, i pensili della cucina, i mobiletti del bagno, tutto riempito di sogni, e il marito ce l'ha un po' con lei, perché non sa più dove mettere la schiuma da barba, i calzini, eccetera. E la signora mi chiede, che cosa devo fare io di tutti questi miei sogni che ormai sono diventati ingombranti? Cara Luigia, il problema sta alla base, e questo io non mi stancherò mai di ripeterlo, perché i sogni non si mettono nel cassetto, altrimenti prendono la muffa e poi marciscono. Se vuoi un mio consiglio personale, prendi e mettili nel freezer, poi col tempo, se decidi, te ne scongeli uno. E che cosa fare dopo? Qualcuno dice che sono ottimi in umido. Altri dicono che il sughetto di sogno erotico strascicato in padella con delle pennette sia favoloso. Ma il mio modesto parere è quello di farseli semplici semplici, poi infarinati, fritti e via. Cara Luigia, spero che i miei consigli ti siano tornati utili. Fammi sapere quando torni da queste parti. Un abbraccio forte, 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 forte.